Coloro che idolatrano Mr. Phage sostengono che sia molto di più che un semplice essere umano, mentre coloro a cui fa paura il modo in cui gestisce i suoi affari pensano che sia molto, molto meno di un uomo. Poi ci sono quelli che hanno fatto un tuffo nella tinozza del grande vecchio e ne sono riapparsi sfoggiando l'intelaiatura da squadrista semplice, senza più pensieri in testa che disturbino il loro operato. Gente, la notizia in cronaca. Page fa una visita a sorpresa alla città. Il sindaco Mecca e poi srotola il tappeto rosso. Gente, prendetevi sto giornale. Signori e signori, voi mi vedete, giudicate voi stessi. È vita la mia! Credete che mi diverta a vivere in mezzo agli sfruttatori, alle donnacce, a scassinare i cassetti dei droghieri, a pugnalare un uomo per derubarlo del suo portafogli? Ma quando non se ne hanno, bisogna arrangiarsi. Ma ahimè, signori e signore, voi vedete in me, per pochi giorni ancora, l'ultimo glorioso rappresentante di una categoria artigianale che scomparirà di fronte alla concorrenza di imprese di enormi dimensioni, che si valgono di armi e di sistemi che faranno impallidire i nostri. Volete mettere un grimaldello contro un pacchetto di azioni? E che cos'è l'uccisione di un uomo a confronto della sua possibilità di trasformarsi in una macchina? Cos'è lo sfondare una banca a confronto di fondare una banca? Rinnovarsi o perire, signori e signore, perché fin da piccolo me lo hanno insegnato. Solo chi ha soldi è felice e beato. Salve terrestri e benvenuti in un altro quando. Vi interessa lo steampunk, quel ramo della fantascienza ambientato in scenari ottocenteschi alternativi, dove la tecnologia si è evoluta in base al vapore e all'alchimia, generando dei mondi in costume fantasiosi e anacronistici? Vi stanno simpatici i dinosauri? Sì, più o meno quelli di Jurassic Park. Avete mai provato a immaginarne uno in doppio petto? È la satira, quella che non si esprime solo attraverso singole vignette, ma che può riguardare opere complesse, cinema, narrativa, teatro, riesce ancora a pungervi. Pensate anche voi, come Honoré de Balzac, che dietro ogni grande fortuna c'è un crimine. In qualunque modo abbiate risposto, oggi parleremo di un fumetto sommerso, sia in patria che nel nostro paese, dove ha fatto una fugace comparsa per poi sparire dagli scaffali. Un oggetto oscuro ma scintillante, oggi difficile da trovare, quindi direte voi perché parlarne? Perché continuo a vedere ristampare i soliti noti fino alla nausea, a sentire news supereroistiche da due soldi, mentre opere come questa giacciono nel dimenticatoio. E forse per mancanza di merito, datemi qualche minuto e giudicate voi stessi se varrà la pena di iniziare a cercare Technophage di Neil Gaiman, Rick Veitch e Brian Talbot, un'opera che coinvolge ben tre personalità di spicco del fumetto anglo-americano, pubblicato in Italia a metà degli anni 90 dalla Phoenix di Daniele Brolli e poi tornato nel Brama senza dare fino a oggi nessun ulteriore segno di vita.
C'è da dire che anche in America Technophage è stato un flop. Doveva essere una saga articolata in cicli completi e stava stendendo le basi per un universo fumettistico coerente. Ma erano gli anni 90. La Image era appena stata fondata, spopolavano gli eroi ipertrofici di Todd McFarlane, Jim Lee e Rob Liefeld. Alla Marvel, gli X-Men lanciavano la loro seconda testata e iniziava la moda delle edizioni variant. In questo clima commerciale, un fumetto uscito dalla mente di Neil Gaiman, che stava concludendo Sandman, con altri due grandi autori provenienti dall'underground, come Rick Veitch e Brian Talbot, aveva poche speranze di essere notato dal vasto pubblico. Magari anche perché nato in anticipo sui trend trasgressivi che successivamente avrebbero potuto dargli maggiore attenzione, perché Technophage non solo è un fumetto antiutopistico e quindi atrocemente politico, è un fumetto cattivissimo, pessimista e disturbante, che alla fine della lettura lascia una sensazione di autentico disagio, perché è un'opera meravigliosamente realizzata, nata dal contributo di tre artisti che hanno saputo fottersene delle regole del mercato e donarci una storia a fumetti didascalica, satirica, tragicamente divertente. Per cominciare, due parole sulla Techno Comics, marchio editoriale indipendente durato solo un paio d'anni, tra il 95 e il 97, e che si basava principalmente sulla proposta di titoli contenenti il nome di un autore illustre fregiato dal genitivo sassone. Technophage, per esempio, si presenta come Neil Gaiman's Technophage, e le altre testate della Technocomics legavano il loro titolo a nomi come Mickey Spillane, Isaac Asimov, Gene Roddenberry e Leonard Nimoy, rispettivamente l'autore e uno degli interpreti più noti della saga di Star Trek. Sorvolando sul nome di Asimov, che al tempo dell'uscita di questi fumetti non era più tra noi e quindi eravamo dalle parti dell'omaggio, come funzionava la Techno Comics? Funzionava così. Il suo progetto editoriale acquistava da autori famosi uno spunto, un'idea e il diritto a usare il loro nome nella testata come richiamo. La sceneggiatura vera e propria era invece affidata a qualcun altro. Il nome di Neil Gaiman appariva in diverse testate della Techno, come Lady Justice e Mr. Hero, The Pneumatic Man, e Technophage, che rappresentava il perno intorno al quale giravano le altre serie ambientate nello stesso universo condiviso. Come abbiamo visto, la Technocomics ebbe vita breve e alcune di queste serie continuarono a uscire per un po' sotto marchi diversi prima di evaporare definitivamente. Sapendo questo, è lecito chiedersi in che misura Technophage è proprietà intellettuale di Gaiman e in che misura lo è di Veitch, che ha scritto materialmente il primo ciclo geometricamente compiuto nei suoi sei capitoli. Lo scopriremo un poco per volta parlando dell'opera, una fiaba nerissima ambientata in un mondo che fa da crocevia a un multiverso dominato da un'unica malefica entità, Mr. Henry Fage, chiamato anche il Tecnofago, unico discendente di una stirpe di voracissimi sauri telepatici che, acquistando consapevolezza, si è evoluto secondo le logiche del profitto, sfruttando le proprie capacità mentali e l'alchimia, forza motrice che fa girare l'intero pianeta Caligul, ma soprattutto la potenza del denaro. Una rigorosa divisione in classi basata sul profitto di pochi asserviti e sullo sfruttamento delle masse, i cui corpi sono trattati alchemicamente per fornire carburante alle macchine di Mr. Fage attraverso il plusvalore della loro energia vitale. Fage è una creatura vecchia di milioni di anni, unica al mondo, anzi, negli universi. Infatti, dall'alba dei tempi, Fage ha scoperto la ruota dei mondi, un varco dimensionale che conduce a diversi pianeti e ha avuto secoli per influenzarli e governarli quasi tutti, compresa la nostra Terra.
terra, di cui ha manipolato il progresso, ispirando le scoperte di Edison e la nascita della televisione. Feige vive in un sontuoso palazzo, errante come quello di Awol, ma il suo si muove su dei cingolati come un vero carro armato. Gli fa da assistente una delle sue malefiche invenzioni, una mano meccanica che ricorda quella degli Adams, ma meno simpatica. Eroe, o forse no, della parabola di Technophage è Rob Nichols, un agente immobiliare svelto e opportunista mandato a convincere un'anziana possidente a cedere la sua fattoria che sorge su un terreno dove l'azienda per cui Nichols lavora progetta di costruire un parco giochi. Rob riesce a ingannare la vecchia persuadendola che la struttura verrà preservata, ma non prima di ascoltare la storia sulla misteriosa sparizione di Claudia, la figlia della proprietaria, avvenuta molti anni prima, e di ritrovare un piccolo pezzo di un marchingegno incomprensibile. Sarà proprio questa scoperta a farlo silurare dalla sua azienda, in realtà al servizio di Feige, e a farlo risucchiare attraverso lo stesso varco dimensionale in cui anni prima si era persa Claudia, che è riuscita a sopravvivere e oggi vive su Caligul e milita tra le fila di una strampalata resistenza. L'arrivo di Nichols su Caligul coincide con la visita nella città di Nuova York di Mr. Feige, giunto con il suo palazzo mobile e accolto con tutti gli onori, che causano anche un rastrellamento. Perché chi non è in grado di pagare le tasse o di investire il denaro di Mr. Feige per produrne altro è destinato o a trasformarsi in carburante in una vasca alchemica affollata di carne umana o a diventare uno schiavo meccanico. Il processo di azzeramento delle personalità richiede l'impiego di una forza lavoro notevole e la sopportazione di un ritmo alienante, aiutato in parte dalla somministrazione costante di una droga, che porta in scena la visione da incubo di un lavoro spersonalizzante che ricorda il Metropolis di Fritz Lang. Occhi in fiamme, cancella, cancella, sono ore, giorni che non abbasso le palpebre. Salva! Ogni volta che mi si chiudevano gli occhi, salva! Salva! Restavo dietro, cancella! Devo prendere il ritmo, cancella, cancella! Del tiramisù! Del Ehi! tiramisù! Del tiramisù, Ehi! qui! Salva! Non posso fallire il mio obiettivo. File, salva, cancella, file. Devo sgranchire una gamba. File, file, cancella, salva, cancella, salva. Devo raggiungere il livello. Salva, file, cancella, 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 cancella! 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 Nichols, in compagnia della ritrovata Claudia e del vecchio ladro chiamato lo Scaracchio, si troverà a diventare un ingranaggio all'interno di un piano disperato per eliminare il tiranno. Ma non è facile sopravvivere nel mondo dominato dal tecnofago e l'abilità di Rob nell'adattarsi e nel cambiare bandiera più e più volte giocherà un ruolo determinante nello svolgersi degli eventi. Feige. La rappresentazione del predatore definitivo, forgiato da secoli e secoli di evoluzione, una mente potentissima, il talento per gli affari, una belva che ingoia e consuma qualunque cosa, temuto ma anche ammirato, ai limiti della sacralità dai suoi adepti, un'adorazione che si potrebbe riassumere con la frase: tutti abbiamo il diritto a diventare capitalisti. Ed è questo il sogno alimentato da Mr. Feige, che ti influenza con la sua telepatia, ma soprattutto con la sua potenza economica. Il denaro compra tutto, mette a tacere qualsiasi senso di colpa. Il denaro è Dio. Non esiste onore, affetto, dovere, neppure una vita che non sia sacrificabile sull'altare del denaro. La vita è bella! Quanti più ce n'è. Si vive liberi. Si sta da re. Ha detto qualcosa, signorina Cassidy, parli pure. Oh no, signorina Cassidy, sarebbe crudele se lasciassi che le bestiacce assatanate cominciassero a fuggervi tutti. Lei è una bestia.
Io vivrò anche secondo il codice dei predatori delle foreste, signorina Cassidy. Ma la mia mente è fermamente ancorata al presente. E solo perché la mia sete di potere racchiude un intero multiverso, ciò non significa che io ignori i miei istinti primari. I gatti si gingillano coi topi e non di meno sono considerati carini. Ciò che fa il tecnofago non è così tanto diverso. Stia lontano da me. Phage si ciba di carne umana, come un predatore, anche se predilige per le sue cene, come negli affari, delle pietanze con un plus valore. L'umiliazione totale di qualunque resistenza e dignità. Può essere il domare una forza d'animo particolarmente intensa o assaporare una cupidigia senza vergogna. Tanto più sono forti queste emozioni, tanto più grande il suo trionfo, tanto più gustoso e soddisfacente è il suo pasto. Adesso abbiamo gli elementi per identificare il lavoro di Neil Gaiman e quello di Rick Veitch. Di Gaiman riconosciamo la capacità di immaginare mondi fantastici e il loro funzionamento, i personaggi pittoreschi, il connubio tra fiabesco e raccapricciante. Di Veitch riconosciamo la forza satirica beffarda, la dichiarata anima anarchica, la struttura da moderno dramma brechtiano. E Brian Talbot, anche lui figlio della controcultura, gli tiene bordone, rappresentando graficamente il personaggio più viscido, il sindaco Mechaboy, pedina totalmente assoggettata alle dinamiche capitaliste di Phage, con le sembianze di Karl Marx. Se tutti desiderano diventare capitalisti, essere cibo per il tecnofago è un onore. Una sorta di comunione cui un vero credente nella plutocrazia agogna per diventare una cosa sola con quella montagna di ricchezza onnipotente che ci consuma, ci strappa piacevolmente l'anima accarezzandola con il denaro. Ed è sconvolgente vedere il simbolo stesso del capitale fare un boccone dell'icona della lotta di classe ormai ridotta a un imbelle lacchè. Capo, oddio, capo, mi mancano le parole per dire cos'è che mi provoca questo mucchio. Mi sento più vivo di quanto non lo sia mai stato. Goditelo fino in fondo, Mechaboy. Ho scoperto che ha l'effetto di esaltare il sapore. Non ce la faccio, capo. È troppo, il denaro mi fa impazzire. E quello è il suo scopo, Mechaboy. Quello è il suo scopo. Oh, è meraviglioso, capo, il modo in cui sei dentro la mia testa. Non sento niente, capo. Dicono che non si possono portare via, capo, ma io li tengo per me. E poi, quando sono arrivato, divento una parte di te. E dico bene, capo. Funziona. Funziona alla grande, capo. Tu e io e tutti questi splendidi soldi. La metafora del caimano e la polemica sulla caduta delle ideologie hanno radici profonde. Neil Gaiman ha messo in ordine i pezzi sulla scacchiera, ma Rick Veitch decide le mosse e realizza quello che forse è il suo fumetto più politico. Brian Talbot completa l'opera con il suo stile inconfondibile, che si incastra benissimo con le atmosfere malsane di Veitch, sempre con un piede ben piantato nell'underground. Quella di Technophage è l'eterna fiaba del potere, un potere che afferma la sua legittimità sulla base della natura stessa. Profitto, capitalismo equivalgono a trovarsi in cima alla catena alimentare. Essere i moderni predatori e decidere chi può tornare utile e chi è solo bestiame.
Abbiamo quindi un rettile che ha fatto un gigantesco balzo in avanti nel processo evolutivo, ma che segue pur sempre le logiche di un animale. Sopravvivenza e sopraffazione del più debole. E non è possibile raggiungere la cima della piramide senza privare qualcun altro. Secondo questa logica, è una geometria naturale inevitabile. Concluso il ciclo firmato da Rick Veitch e Brian Talbot, al timone di Neil Gaiman's Technophage subentrano Paul Jenkins ai testi e Al Davison ai disegni. Phage compare anche in un'altra miniserie intitolata Shadow Death, scritta da Brian Talbot, stavolta in veste di sceneggiatore, con David Pugh alle matite. Ma il tempo è finito, la Techno Comics prova a cambiare nome un paio di volte, poi chiude e non se ne parla più. In ogni caso, il ciclo scritto da Rick Veitch, composto di 6 capitoli, l'unico essere stato pubblicato in Italia finora, è già completissimo in sé. Non ha bisogno di un seguito. Il finale è perfetto e il messaggio arriva forte e chiaro. Technophage è uno di quegli insuccessi che vanno assolutamente rivalutati. Ma è un prodotto talmente di nicchia che oggi non è facile da reperire. Se leggete in inglese senza troppi problemi, recuperate l'edizione originale. Vi lascerò in descrizione a video un link Amazon dove potete trovare sia l'edizione cartacea in volume che la versione ebook in lingua inglese. Altrimenti non vi resta che cercare i 6 albetti editi dalla Phoenix. Nel settore dell'antiquariato, in qualche fumetteria che tiene materiale molto vecchio, oppure online. Se non riuscite a trovarli in nessuno di questi modi, in attesa che l'editoria italiana si decida a ristamparlo, diventa lecito affidarsi alle scan, che si trovano anche in italiano. È un'amara ironia che Technophage e la casa editrice indipendente che lo ha creato abbiano visto la luce durante la saturazione del mercato fumettistico degli anni 90 e che del tecnofago non sia rimasta traccia una volta che la bolla speculativa è scoppiata. Per noi erano gli anni del miracolo italiano, del sogno capitalista che preparava un brutto risveglio. Oggi ci accorgiamo che per quanto la tecnologia avanzi rapidamente, la società cammina all'indietro. Abbiamo gli smartphone, la rete, i social. In compenso è tornato lo schiavismo, anche se non lo chiamiamo con questo nome. Ci sono migliaia di lavoratori sottopagati e sfruttati oltre i limiti della sopravvivenza, spesso nel settore dell'ortofrutta e di certa industria artigianale. La cultura dell'immagine e del successo facile si è rifatta avanti, un po' come un tempo si sognava Hollywood, ma ha portato con sé un inasprimento del sessismo e del nepotismo. La pensione è diventata un sogno irraggiungibile. E mentre il fumetto prospera, le sue dinamiche di mercato cambiano, facendo affondare le fumetterie indipendenti a favore di catene commerciali che hanno le spalle coperte da editori e distributori. Per una volta possiamo dire che se le cose andassero per il verso giusto sarebbe contro natura e la logica naturale del predatore. O sei un consumatore che produce altri consumatori, o sei carne da macello. E sarà il progresso stesso a divorarti. Perché la cultura, quella che dovrebbe tenere accesa la luce dell'intelletto, non si mangia. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Difendete sempre i vostri sogni, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo in un altro quadro.